Dopo 20 anni si torna a giocare tra i professionisti, il derby pugliese tra Foggia e Brindisi, valido per l'ottava giornata del girone C di Serie C, il sorteggio del campo tra i due capitani Garattoni e Malaccari. Si parte Alpino Zaccheria, il calcio d'inizio battuto dal Foggia che parte subito fortissimo dopo meno di 30 secondi col sinistro alto di Peralta. Al 16esimo un cross dalla sinistra viene catturato da Garattoni che lascia partire il destro. Saio tocca ma non basta, il Foggia si porta in vantaggio col primo gol in campionato di Garattoni che torna dall'infortunio e lascia subito la sua firma. Ancora Garattoni che scende sulla destra, mette in mezzo il pallone, Saio smanaccia di pugno sulla palla vagante, arriva Schenetti che a porta spalancata non può sbagliare, segna il raddoppio per il Foggia al 31esimo, è 2-0 allo Zaccheria. Il Foggia continua a premere, ancora Peralta col mancino, la risposta di Saio, Garattoni che scarica per Peralta. Altra conclusione alta del numero 10 del Foggia. Il primo tempo si conclude sul 2-0 per la squadra di Cudini che è in controllo totale della partita. Qui Tonin la sponda per Peralta, sinistro deviato in corner da Bellucci. Poi al 62esimo il Brindisi trova il 2-1 con il colpo di testa vincente di Bizzotto, l'arbitro però annulla per posizione di fuorigioco di Mazzia che disturba la visuale di Nobile. Si resta sul 2-0 per il Foggia che ci prova da fuori con Rossi, la parata di Saio, qui il colpo di testa di un giocatore del Brindisi. Nobile non ha problemi a bloccare il pallone e poi la traversa clamorosa di Salines con un sinistro bellissimo che si infrange sul montante e nega il 3-0 al Foggia che comunque difende il doppio vantaggio. Batte 2-0 il Brindisi, si prende il derby pugliese, è il settimo risultato utile di fila per la squadra di Cudini.